Mi permetto di far notare una cosa, forse proprio da persona che, affrontando certe movimenti giovanili che in queste sede stiamo chiamando l'andare in piazza, non è semplicemente un far casino, nel senso che come collettività farsi sentire non è un qualcosa da sottovalutare in Sono nessun modo. d'accordo. Perché, per esempio, mi viene un esempio interessante da citare che riguarda più lotte, diciamo, che riguardano anche il tema forse della biodiversità degli animali, come esempio di un qualcosa che forse parte molto di più dal basso, è quello che è accaduto con il rifugio Colliberi un po' di tempo fa. Per chi non lo sapesse, il rifugio Colliberi è un rifugio che si occupava di, appunto, fungere da rifugio per maiali che altrimenti sarebbero poi finiti al macello. Alcuni di questi sembra che fossero portatori di peste suina, che in realtà, conti fatti, è stata presa come scusa per far intervenire le forze dell'ordine che hanno manganellato un po' tutti. E quindi c'è stata una risposta da parte del potere politico, che è stata una repressione di un qualcosa che era in quel caso non violento ed era semplicemente un rifugio che di fronte a una risposta era un ammazziamoli tutti perché tanto altrimenti qua è un casino. La loro risposta è dire: preferiamo tenerli in vita qua, prendercene cura, piuttosto che per una forma di allarmismo alla fine fare in modo che queste bestie muoiano tutte fondamentalmente. Quindi la risposta è stata una forma di repressione. L'azione politica, mi viene da dire dall'alto, a me mette paura nella situazione in quella situazione che abbiamo adesso, è sempre una situazione in cui di fronte a una voce che si alza, la cosa che si fa è l'azione di repressione. A me pare che la questione del rifugio e della peste suina in generale, che naturalmente è questione complessa che non possiamo sviscerare qui, però per dirvi stamattina è uscito con il manifesto l'inserto ecologista, si chiama L'Extraterrestre, in prima pagina è dalla parte del porco, e ha un articolo lungo su queste questioni, e quello che emerge, naturalmente, anche lì. Poi andare in fondo alle varie ipotesi è sempre relativamente complicato, però sulla peste suina invece conosco ricercatori e ricercatrici che hanno fatto una ricerca abbastanza approfondita, quindi mi sento abbastanza tranquillo nel dirlo, e il problema non è tanto, cioè, come dire, sia quel rifugio che naturalmente non aveva vocazione produttiva, quindi tendenzialmente anche quel rischio era molto ridotto perché non c'era questa vocazione. Ma il problema lì è che davvero, cioè, mi ricorda lo stesso meccanismo del cercare di proteggerci dalla prossima alluvione facendo ancora più grandi opere, che sono quello che ci rende fragili in primo luogo. Perché tendenzialmente il problema di questa peste suina è la scarsa reattività dei sistemi immunitari dei maiali negli allevamenti intensivi. Negli allevamenti normali il problema si dà e non è particolarmente contagioso, quindi, come dire, non diventa il tipo di problema che diventa se tu hai tutti i capi ammassati, perché appunto in quel caso lo spillover non è tra l'animale e l'essere umano, ma tra il cinghiale e il maiale, no? È proprio la questione di dire, invece di cogliere in questo problema un'occasione per ripensare il modello della produzione di carne, si dice al primo caso abbatto tutto quello che c'è da abbattere. Però c'è l'ignoranza lì a quella. Cioè, c'è Allora, l'ignoranza o la mano. È una questione di interesse Di tipo. economico. Però nel medio termine, secondo me, l'elemento di ignoranza c'è, perché sono quelle classiche, studi classici in cui tu dici, va bene, la prevenzione è la migliore politica attuale perché costa di più nel momento T, ma nel momento T10 ti ha fatto spendere molto meno il sistema sanitario, per dire. Ma non me ne frega mica. Lo so, però secondo me, cioè, c'è di mezzo anche un elemento di ignoranza. Cioè, nel senso, il peso dell'interesse economico, sì. Però noi abbiamo vissuto anche in Italia una stagione in cui alcuni imprenditori e alcune imprenditrici un minimo di sguardo lungo ce l'hanno avuto. Cioè, nel senso, non so come dire, ci sono state fasi del capitalismo italiano internazionale in cui magari alcuni eventi critici avevano giocato il ruolo di, come dire, spazio di innovazione, no? Cioè, come dire, ok, c'è un problema, vediamo di non mettermi nella condizione di riproporlo. Mentre invece la protervia con cui nel campo agricolo, diciamo così, degli allevamenti, come nel campo industriale delle politiche pubbliche di territorio, si continui ad insistere con modelli che ormai sono conclamatamente fallimentari, è comunque, boh, non lo so, cioè, a me fa abbastanza problema. Quando tu senti dire dai vertici comunali e regionali, quindi trasversali, in Emilia Romagna, che ti dico, il futuro di questa regione è turismo,
e logistica. E dice, ma abbiamo già l'aria più inquinata d'Europa. Perché? Cioè, nel senso, in che senso è il futuro di questa regione? Dipende che logistica, no? Sì, appunto. La logistica che è in campo nei progetti sono un'ulteriore cementificazione e un'intensificazione del traffico su gomma che richiede allargamento di autostrada. Queste sono le tre direttrici. Perché solo Amazon investe. Guarda, ti dico, su Parma invece vogliono allungare la pista, e la faranno, dell'aeroporto per diventare hub della logistica di alta qualità, perché le merci, in particolare quelle agricole di alta qualità, viaggiano in aereo, no? Sono le merci ricche quelle che... Viaggiano in aereo? Certo. Come te la spieghi? Allora, dal mio punto di vista c'è una coazione a ripetere rispetto a un modello che accetta, come dire, chiunque lo analizzi senza malafede ti dice non funziona. E aggiunge subito, cosa a mio avviso ragionevole, non abbiamo un'alternativa. Cioè questo qua è un meccanismo che andando avanti produceva occupazione, accesso al consumo, vita decente. Okay. Ora abbiamo tutto l'inquinamento che la vita decente la rende meno decente, beh, comunque sia, mi direi adesso, al di là delle questioni del punto mezzo catastrofiste su di quanto ti anticipa l'aspettativa di vita riguardo che la riduce, eccetera, eccetera, ma a Parma si respira male, punto. Non è che ci siano molte altre cose da dire, quindi hai un lato ambientale che è da giù e un lato sociale che pian piano si sgretola, e si sgretola sostanzialmente creando tutta una serie di malcontenti che... e la ragione per cui ti dicono non lo smantello per farne un altro è che, non sapendo cosa fare, se io lo smantello, quello che viene dopo è pure peggio, da giù tutto. Non è che sia una cosa incomprensibile. Però effettivamente a me rimane la sorpresa di dire, ok, facciamo che ci diamo in 10 anni tutte le risorse universitarie. Vanno sul pensare qualcosa che può sostituire. Qualcuno che abbia, no, le competenze, che si possa creare le competenze per dare delle alternative. L'intelligenza collettiva, cioè, avere il controllo all'inizio delle condizioni produttive. Sì. Cioè queste cose vengono modificate da chi è, cioè, da un'elite alla fine, che è un brutto nome per definirla, però di certo non dal bassissimo, che non hanno le competenze, ma da chi si forma, da chi studia, da chi fa ricerca e propone delle soluzioni alternative. Però se queste persone poi non vengono prese in considerazione da chi ha il potere per poter fare dei cambiamenti a livello proprio governativo. Ma tu parli di un'elite illuminata. Certo, però non di un'elite poderosa o economicamente... Che si pone il problema del bene collettivo. Certo. Però non si può valutare come ragiona l'amministratore locale. Perché il problema è anche il pubblico. Infatti adesso te lo racconto. L'amministratore locale cosa fa? Pensa come SimCity. Pensa che la sua città, per crescere, deve avere, no, mediamente la pensano, il punto è che la pensano i suoi cittadini così, e quindi opera, cioè in qualche modo c'è uno smosso. Pensa che il sistema di Parma, per competere con quello di Piacenza o quello di Reggio Emilia, ci deve avere l'autostrada buona, il polo Amazon, tutti sono lì a lamentarsene un po', ma quando arriva la notizia che Amazon è, mica, state tranquilli che i tre sindaci di Parma litigheranno per avere il polo Amazon, addirittura qualcuno litiga per avere i rifiuti, perché diventano business anche quello, il supermercato, perché il punto è che poi in un modo o nell'altro con gli oneri di urbanizzazione, cioè, per quello che voglio dire, non è sempre solo una questione di grandi categorie, c'è il pubblico buono contro il privato cattivo, oppure la gente povera buona mentre i ricchi cattivi, cioè a volte è tutto più, no? Allora c'è questo aspetto per cui, per esempio, il pubblico amministratore avrebbe bisogno, soprattutto in Italia, davvero di un'elite di carattere politico, ma non solo, mediatico, universitario, eccetera, di carattere generale, che non sia solo legato al campanile, in grado di valutare quello che tu dicevi, cioè in grado di valutare che l'impatto non si valuta solo sulla base delle prospettive di sviluppo, peraltro parametrate sulla logica del PIL precedente, del territorio locale, ma sulla base di un impatto più ampio che magari non torna subito elettoralmente. Questa è l'altra verità che bisogna dirci, cioè elettoralmente pagherebbe se avessi una base elettorale ampiamente informata. Per questo io prima parlavo della necessità di avere un ampio dibattito pubblico su questi temi. Quello che manca, cioè, proprio è il pensiero di collettività, cioè di come poter superare insieme dei problemi che poi alla fine affliggono tutti. È probabilmente molto idealista, però alla fine se non c'è quello, cioè il singolo si scoccia
di stare a mettere il tappino nella plastica e il tetrapack nella carta e cioè e alla fine ti chiedi, ma servirà qualcosa? Come posso fare in maniera che questa cosa venga diffusa? La scuola? Questi giovani, quello che vogliono vedere è l'esempio degli adulti, secondo me. Cioè, se non vedi a livello politico e governativo delle pratiche, delle buone pratiche che arrivano ad ottenere dei risultati, possono sentire, possono avere sicuramente un sentire maggiore di quello che avevo io, problema climatico, quando andavo al liceo. Cioè, mai sentito parlare, né in casa, né a scuola, né... Il climatico è pioverà. Il problema climatico, cioè, mi guardavo soltanto se mi dovevo mettere io a uscire. Cioè. È una roba da Frankenstein, potrebbe andare peggio. Potrebbe più esatto, esatto. Quindi, cioè, spetta, secondo me, ancora alle generazioni adulte. Cioè, poi spetta molto ai giovani prendere consapevolezza e spingere, rompere le scatole, spingere ad avere delle risposte.